Di nuovo insieme, care marchigiane, umbre italiane, cari tutti coloro che ci seguono, ci scrivono, partecipano a Buongiorno TV, sei in onda anche tu. Allora, voi sapete che questa è una trasmissione dove tutto può succedere, e quindi alla luce del tutto può succedere siamo in questo momento zitti zitti cheti cheti. Eccoci, buongiorno. Siamo all'interno di una scuola marchigiana, non è ancora finita la scuola, Saluto le amiche e gli amici dell'IS Volterra Elia di Ancona, buongiorno! Buongiorno! Oh, che bello! Ci vediamo e ci sentiamo, ragazzi, è vero? Mi sentite bene? Sì, bene. Forte e chiaro. Vi sentite bene? Cioè, nel senso, siete tranquilli di affrontare questa trasmissione in tempo reale, eccetera? Sì, sì. Bene, è una scelta volontaria, capisco dallo... dall'emozione, dall'entusiasmo della risposta. Fatemi salutare, perché questa è una prova di tempo reale. Stiamo facendo una Real TV scolastica, perché l'IS Volterra Elia di Ancona si è segnalata, lo diciamo tranquillamente e candidamente a scanso di equivoci, come una delle scuole più all'avanguardia della Regione Marche. Non fosse altro, prova provata, ultima avventura della partecipazione, del successo anche e della gestione del premio Scuola Digitale 2021. Questa è solo un esempio pratico di messa in atto di quello che combinano le scuole italiane e marchigiane quando c'è un progetto bello e importante. Vi voglio salutare, siete tanti, e siete con la mascherina, quindi qualcuno lo riconosco, qualcuno no. Certamente riconosco la professoressa Pedace, buongiorno. Buongiorno Maurizio. La sentiamo. Come mai questa assise, prof? Che avete combinato? Che cosa ci volete raccontare in questa fine di anno scolastico? So che siete molto tristi per questa fine dell'anno, giusto? Abbastanza. Ho sentito Matteo Palmucci sorridere in maniera molto vibrante, ma ci arriveremo a quello. Sorride con mascherina, tra l'altro, quindi si vede dagli occhi. Esatto. C'è anche l'audio, quindi si è sentito così, proprio una risata sarcastica. Che cosa avete combinato? Qual è l'ultima cosa che avete combinato? Allora, l'ultima in ordine di tempo è il premio Scuola Digitale, il terzo anno che la nostra scuola è stata individuata, come accennavi prima, per l'organizzazione di questo grande evento che appartiene al Ministero ed è una delle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale. Quest'anno i vincitori del primo grado sono stati gli studenti del comprensivo di Pesaro, l'Olivieri, con un'app sulle emozioni. Invece per il secondo grado, con orgoglio, posso dire che primi classificati sono stati gli studenti di Quinta Elettronica della nostra scuola e Davide è uno dei rappresentanti. Caramba, che sorpresa! Proprio quel ragazzo che è alla sua destra, professoressa, è colui che ha conquistato, grazie alla nonna, ma questa è una storia che magari che racconteremo, questo importantissimo risultato. In quest'ultimo periodo però non avete fatto solo questo... non avete raggiunto solo questo traguardo. Io so che avete sguinzagliato i vostri ragazzi alla scoperta del mondo esterno. Forse, mi permetto, anche più di un premio vale questa sorta di tentativo di conquistare la normalità, che è quella per un giovane di andare a conoscere le realtà aziendali, imprenditoriali, quindi conoscere i professionisti, andare a presentarsi, assaggiare insomma la vita. È quello forse il premio più importante? Lo chiediamo a Davide, eh? Sì. Allora, l'idea di partecipare a questo progetto è nata quando stavamo in didattica a distanza e quindi ci siamo chiesti come poter migliorare la situazione delle persone che erano costrette all'isolamento. Quindi è nata Simple Health, un sistema che monitora la temperatura corporea, il battito cardiaco, l'ossigenazione del sangue e vari parametri della respirazione. E questo però non è un dispositivo attuale solo adesso in momento di pandemia, ma è un sistema molto attuale, anche sarà attuale anche in futuro. Infatti sono parametri indispensabili per il monitoraggio di un paziente a distanza. Quando abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto eravamo totalmente in didattica a distanza, tranne un giorno alla settimana che eravamo in laboratorio. Quindi quel giorno portavamo a casa i vari sensori da testare e testavamo singolarmente i vari sensori. Però questo non è stato un lavoro prettamente elettronico, ma ha riguardato vari ambiti. E infatti c'è stato il team che è dedicato alla creazione di un sondaggio e poi alla successiva diffusione.
al team che ha lavorato sul gruppo, al team che ha lavorato sul pitch, sulla presentazione da esporre al progetto. E quando siamo tornati finalmente in presenza al 100%, abbiamo solamente dovuto assemblare il lavoro fatto a casa e abbiamo vinto sia la fase provinciale che la fase regionale, e siamo carichi per rappresentare la regione Marche alla fase nazionale. Insomma, complimenti davvero per questa strategia che ti permetterà, caro Davide, di saltare la scuola d'estate, perché invece io so che il professor Palmucci vi costringerà, alcuni di voi, quelli che non hanno vinto, dovranno stare a scuola quest'estate. Parleremo anche di questo, perché è interessante, perché tanti genitori, anche tanti nonni ci dicono: ma mio nipote che deve fare veramente, invece di andare al mare o di venire a darmi una mano in campagna, mi dice no, c'ho la scusa, devo andare a scuola. D'estate non si va a scuola, dicono diversi nonni, ma ci arriveremo, professor Palmucci. Dal premio Scuola Digitale al premio della quotidianità, dicevamo, i PCTO, cos'è? Scusa, salute, hai starnutito? No, i PCTO sono gli ex, diciamo, progetti di alternanza scuola-lavoro. Si tratta dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Io lo so perché me l'ha scritto la professoressa Pedace, se non mi sarei mai ricordato. Chiara e Valentina, che sono lì, Chiara Ciaschini e Valentina Abate, hanno fatto questo esperimento. Siete andati in giro, a spasso, a zonzo? No, siete andati nelle realtà. Raccontateci un po', chi comincia? Vado io. È volontaria, allora, quindi è preparata. I volontari di solito sono preparati, vai. Allora, io faccio parte del liceo scientifico e noi come PCTO abbiamo partecipato al progetto NAT, che si è suddiviso in più fasi, la cui prima fase è stata una serie di seminari che avevano tutti come argomento principale le terre alte, quindi i paesini di montagna o comunque la natura. Dopodiché abbiamo poi lavorato in una vera e propria sfida con l'altra classe dello scientifico, e per lavorare abbiamo realizzato una rivista con un lungo processo. Ad esempio, abbiamo trovato appunto prima due paesini da prendere in considerazione, abbiamo scelto Braccano e Del Cito, abbiamo creato dei percorsi e abbiamo cercato di capire quali tipi di emozioni questi percorsi suscitavano in noi, e dopodiché siamo andati appunto a realizzare la rivista. Con questa rivista c'è stata proprio una sfida, quindi una classifica, e dopodiché il lavoro compiuto dalle classi complete si è interrotto e abbiamo continuato solo alcuni studenti, e con un'altra fase, un'altra sfida, in cui in 3 giorni, ad aprile, abbiamo dovuto creare una policy card con in dei team composti da persone da tutta Italia, diverse policy card, che ogni policy card andava a trattare un problema di questi paesini di montagna. Ad esempio, nel mio gruppo abbiamo dovuto parlare dello spopolamento, e quindi in questa policy card abbiamo preso dei dati, abbiamo descritto degli obiettivi e comunque delle proposte per risolvere questi problemi. Mazzo, complimenti, manco io parlo ancora così, figurati alla tua età. Mi aspettavo un sì, è stato bellissimo, ci siamo divertiti, abbiamo imparato un sacco di cose, e invece hai snocciolato il progetto. Ma cosa vi danno lì? Imbarazzante. Quarta liceo delle scienze applicate, ho capito bene? Sì. Quindi non farai l'esame quest'estate? No. Ecco no, perché sei così tranquilla, felice. Grazie Valentina. Vedete, intanto complimenti anche per lo spirito della professoressa Pedace. Queste zoomate un po' così live sono colpa della prof Pedace, che è una perfezionista, giustamente c'ha un telecomandino e ci avvicina giustamente più ai ragazzi, mentre la nostra Valentina è così sorridente, felice perché passerà un'estate piacevole se il professor Palmucci glielo concederà, questo lo vedremo, lo scopriremo alla fine. Invece è un po' più così, un po' più triste Chiara Ciaschini, che fa il quinto. E quindi, Chiara, mi raccomando, lo so, ti voglio far subito venire il magone. No, non ci pensare, ti vogliamo dedicare un notte prima degli esami così? Hai studiato? Sei preparata? Sì, bugiarda, grazie. Benissimo, raccontaci la tua avventura nel progetto PCTO. PCTO. Frequento il quinto anno dell'indirizzo chimica. Ci dispiace per te, questo l'abbiamo già detto. Sì. E in questi ultimi 2 anni abbiamo avuto l'opportunità di partecipare a questo percorso di alternanza scuola-lavoro
attraverso una serie di seminari che avevano il titolo Progetto Poseidone, il mare diventa laboratorio. Infatti, proprio nell'ambito di questi progetti coordinati dal professor Di Pietro Giuseppe, abbiamo avuto l'opportunità di avvicinarci al mondo della ricerca, della tutela dell'ambiente e anche della ricerca scientifica proprio nell'ambito del marino, attraverso anche la collaborazione con una serie di enti locali, ricordiamo ad esempio il CNR, l'Università Politecnica delle Marche e l'ARPA. E inoltre questo progetto ha previsto poi una seconda fase con una serie di analisi proprio in mare. Infatti, grazie all'imbarcazione Iside che ci è stata messa a disposizione dal nostro istituto, noi studenti dell'indirizzo di chimica, materiali e biotecnologie abbiamo potuto proprio svolgere delle analisi osservando parametri chimico e fisici dei campioni di acqua che abbiamo prelevato nel nostro mare. E analisi ad esempio come la trasparenza utilizzando il disco dei secchi, oppure rilevando anche la presenza di ioni come ad esempio i cloruri, i nitrati, i nitriti, ma anche osservando parametri come il pH e la conducibilità. Al fine di questa esperienza ancora adesso stiamo osservando, analizzando i dati che abbiamo raccolto ed eseguendo anche delle analisi più accurate nei nostri laboratori. E ci tengo a ringraziare la scuola per questa opportunità, perché comunque in un momento difficile come quello che abbiamo vissuto in questi ultimi periodi è stata in grado di garantirci di utilizzare i laboratori e anche di fare questa bellissima esperienza proprio di un laboratorio in mare e osservando comunque tutte le norme vigenti sulla situazione sanitaria. Ma che bello, un laboratorio in mare, vai tranquilla anche per l'esame. Complimenti anche a te, Chiara, sei stata molto chiara, giustamente come vuole il tuo stesso nome, sei sempre chiara. Come hai fatto? Fatto un'intervista televisiva in due regioni con 2,5 milioni di persone a guardare, quindi che te fa un esame di Stato, te fa il solletico, vai tranquilla. Mentre invece per Davide, Davide, che se non chiede aiuto alla nonna sarà un problema, ma questa, ripeto, è un'altra storia. Veniamo al protagonista lì della vostra estate, perché c'è chi racconta, leggenda narra, Mario Draghi, presidente del Consiglio, dice: quest'estate sarà speciale perché terremo le scuole aperte. Chi vorrà o chi dovrà potrà andare a scuola anche ad agosto con la cartella, con i compiti da fare. È vero, professore? Ci conferma, professor Palmucci? No. Allora, sì, intanto... No, come sì? No, non ci sono i compiti. No, ci sono i compiti. Non con i compiti da fare. Ah, beh, però, era una provocazione, professore. Abbiamo predisposto un piano, appunto, sulla base di quanto ci è stato richiesto dal Ministero, che vede varie attività che sono svolte solamente su base volontaria. E sono delle attività che hanno lo scopo di promuovere un po' quella socialità che nel corso di quest'anno si è persa, perché effettivamente i ragazzi hanno vissuto non bene questo periodo, questo anno, in particolar modo hanno perso tanti momenti di socialità, tanti momenti insieme che sono invece un po' il sale dell'esperienza scolastica, no? Perché stare insieme agli altri permette di crescere, permette di confrontarsi, permette anche di imparare meglio. Ecco, la scuola serve proprio a questo e non è un caso che dall'inizio dell'umanità si stia insieme in un ambiente scolastico per apprendere. Quindi questo è un tentativo un po' di riprendere un po' quella socialità. Quindi lei è favorevole a questo progetto del governo? Non è triste perché gli tocca fatica anche questo? Allora, devo dire la verità, in un primo momento mi è sembrata un po' una proposta, diciamo così, per prendere del consenso, no? Una proposta politica. In realtà poi dopo, con tutti gli eventi della realtà, insomma, noi ci confrontiamo, ci misuriamo, ci mettiamo all'opera come scuola, la prendiamo seriamente, cerchiamo di tirar fuori il buono che c'è un po' in tutto quello che ci viene proposto e ci viene richiesto. E quindi abbiamo pensato a delle attività che sono delle attività da una parte ludiche, ricreative, dall'altra parte comunque formative, che mirano proprio a perseguire questo intento di migliorare la socialità e di riprendere un po' il gruppo dei ragazzi. E quindi abbiamo pensato a delle uscite nel territorio, proprio perché... Quindi le gite, fate le gite.
Sono delle uscite didattiche, sì, delle gite, quelle che sono chiamate da tutti gite, beh, sì. Così capisco sono delle uscite anch'io. Didattiche che mirano proprio a conoscere il territorio e a riconoscere alcuni elementi del territorio, mirano ad andare nelle aziende, mirano ad andare a visitare anche degli ambienti naturali per noi importanti come il mare e come ha detto Chiara, insomma, siamo legati a filo doppio, se non a filo triplo al mare, con i nostri indirizzi, con tutte le nostre attività. Questa è una parte di quello che faremo, quindi delle uscite nel territorio. Ci saranno degli insegnanti che su base volontaria hanno scelto, hanno progettato e devo dire anche con piacere hanno progettato di farlo, perché poi insomma un po' la scuola a volte viene dipinta un po' come il luogo in cui gli insegnanti fanno le cose controvoglia, in cui i ragazzi fanno le cose controvoglia, invece non è vero. Abbiamo tantissime belle esperienze positive in cui i ragazzi, come avete visto oggi, insomma oggi ci sono dei rappresentanti, però se parlate con i nostri ragazzi, con i ragazzi delle altre scuole, vi accorgerete che in realtà ci sono tante belle esperienze che vengono portate avanti e aiutano a crescere. Così come ci sono tantissimi insegnanti, la maggior parte degli insegnanti che ha voglia di stare con i ragazzi, di lavorare, se no non avrebbero scelto questo tipo di lavoro. Ah, che belle però parole, non... Si sente che lei è quasi un neopapà, si capisce che lei ha un approccio veramente... Complimenti, complimenti. Quindi niente compiti, solo gite, questo è il succo della faccenda. Sono volontarie e gratuite queste giornate scolastiche, questo ci tengo a sottolinearlo. Vuole aggiungere qualcosa? Perché c'è Lorenzo che dice, va, forse stavolta me la sono scampata, sai come all'interrogazione sta per suonare la campanella, uno aspetta che suona, passa il tempo, dice forse me la scampa, invece no, è lì. Allora mi raccomando, aspetta che te tocca, c'è già da aggiungere qualcosa, professor Palmucci, oppure abbiamo detto tutto? Sì, no, dicevo, non solamente gite, faremo dei laboratori di lettura, sia in italiano che in inglese, dei laboratori di robotica, eventi teatrali, la manutenzione degli spazi scolastici, quindi coinvolgeremo i ragazzi nella manutenzione degli spazi sia interni che esterni con un progetto di abbellimento attraverso dei graffiti all'interno dei nostri corridoi, dei nostri fate i graffiti, professore, fate e fare i graffiti, cioè fate imbrattare la scuola. Ma imbrattare la direttrice certo... Fiore del Mondo no, lo sa, direi abbellire. Questa è una notizia. Attenzione, Lis Volterrelia fa fare i graffittacci in tutta la scuola ai suoi studenti durante l'estate. E questa è la notizia, me la segno. E l'ultima cosa che volevo aggiungere, poi do la parola a Lorenzo, faremo anche degli eventi nel quartiere, perché una delle richieste di questo piano scuola estate è che ci sia un congiungimento, diciamo un incontro tra la scuola e il territorio, e quindi con i nostri insegnanti andremo a dialogare con i ragazzi su delle tematiche a loro molto importanti, e questo è anche un altro diciamo punto importante della nostra offerta formativa in generale della nostra scuola, e andremo però nei quartieri, quindi faremo dei dialoghi, faremo degli incontri, faremo dei cineforum di sera nel quartiere. Quindi uniamo l'aspetto, diciamo, della socialità ad un aspetto più pedagogico di sviluppo della persona e di accompagnamento nella crescita del ragazzo. Ma veramente, al di là delle battute, chiaramente con le quali cerco di far capire in modo semplice i temi e le cose, è veramente una bella, bella iniziativa e complimenti, perché invece di andare così al mare... decidete di mettere i ragazzi in un mare di conoscenza, mettiamola così. Ecco, l'abbiamo lasciato per ultimo Lorenzo, non a caso, perché è il più giovanotto di tutti, mi pare, se non sbaglio, studente della seconda liceo. Quanti anni? Sei giovane, beato te Lorenzo, beato te. Quanti anni c'hai? Sono 15. Amico mio, 15 anni, ma non te vergogni, 15 anni solo, sei troppo giovane, dai. Vabbè, cosa ci vuoi raccontare? Tu ci parli del progetto MAB, progetto in rete nazionale per la conoscenza. Il progetto MAB è un progetto che ha coinvolto varie classi e questo progetto ci ha permesso di visitare il nostro territorio, quindi Ancona, in varie parti. E dopo aver visitato appunto la città, abbiamo dovuto comunque osservare delle problematiche, ma comunque anche delle cose belle che ci sono, quindi ad esempio non so, l'inquinamento oppure la non valorizzazione del territorio. E dopo aver visitato questi posti, aver osservato e capito quali sono le problematiche, abbiamo dovuto fare un lavoro di gruppo, quindi ci hanno diviso a gruppi e abbiamo dovuto fare delle presentazioni per appunto esporre
queste problematiche e far capire comunque che Ancona non è solo un luogo bello, ma ha anche delle problematiche da risolvere. Ecco, per esempio, a te cosa ha colpito in particolare? Qual è stata la cosa che in queste esperienze ti ha ferito anche? Se c'è qualcosa di tu, questa cosa qua è da sistemare, da cambiare. Mi ha colpito molto il fatto che molti monumenti sono nascosti dalla vegetazione, non ci sono cartelli per indicarli o comunque non sono tenuti nel migliore dei modi, quindi magari non sono come ci si aspetterebbe. Quindi sei pronto in futuro a metterti in politica, eh? Diventerai sindaco e sistemerai queste cose? Lo No. farò senz'altro. Non si augura, non si augura, veramente. Ma un sogno, perché i giovani spesso ce l'hanno ancora i sogni, noi un po' più grandicelli ormai li abbiamo lasciati tutti nel cassetto in mezzo ai calzini sporchi, un disastro. Tu ce l'hai un sogno in particolare che dalla scuola poi magari possa sbocciare? Ma il mio sogno sarebbe diventare professore di motoria, di scienze motorie sportive. Perché no? Perché no? In bocca al lupo, eh. Fai. Se lo puoi sognare, lo puoi realizzare, lo diceva Walt Disney. Grazie veramente a questa scuola che si conferma particolare, unica, al di là poi dei punti di vista. Voglio ringraziare la professoressa Pedace, vuole completare questo ragionamento, cara, questo schiavismo d'estate che vi caratterizzerà. Io più che schiavismo d'estate vorrei sottolineare il fatto che tanto per il PCTO, come accennavamo prima, che per il MAV, la nostra è una scuola che si apre al territorio, perché anche il PCTO ha cambiato pelle in quest'ultimo periodo di pandemia. Incontri con le aziende del territorio interessate ai futuri tecnici che stanno per diplomarsi. Lezioni di economia aziendale e di sicurezza sul lavoro che mai come in questo periodo Certo. risultano attuali. Piuttosto che il progetto di cui parlava Lorenzo, frutto di una collaborazione in rete nazionale con due scuole capofila che coinvolge più di 2.000 studenti e fa sì che lo studente abbia un percorso che lo porti un po' ad educare alla visione della bellezza e alla progettazione di un futuro che poi sarà il loro e sarà sicuramente migliore se visto con i filtri giusti. Quindi cooperazione, collaborazione con il territorio, rete con scuole a livello nazionale di altissimo livello e siamo onorati di farne parte. Grazie, noi siamo contentissimi di aver ascoltato questa vostra storia che si intreccia con le storie dei ragazzi che passano per l'IS Volterra-Elia e poi vanno a realizzare i loro sogni nel territorio che tanto amano perché lo hanno conosciuto. Il segreto è semplice, banale. Amare una cosa viene un secondo dopo l'averla conosciuta e questi progetti credo che vadano in questa direzione. In bocca al lupo a tutti e buona estate a scuola, a scuola. Buona Grazie. estate, però ci sono posti peggiori. Ci sono posti peggiori. Grazie, grazie in bocca al lupo. Salutate anche la direttrice Fior del Mondo che ha sempre un occhio attento verso il futuro e dei ragazzi e anche degli insegnanti, perché se un insegnante decide di metterci qualcosina di più, significa anche che dietro e dentro c'è un'organizzazione che mette il professionista nelle condizioni di dare il meglio di sé. Buona estate, ragazzi. Grazie. In bocca al lupo per l'esame, lo so, tanto tocca. Comunque gli esami non finiscono mai, non vi preoccupate, non è che è solo un passaggio, è solo un passo.